la voce fuori dal coro, dicendo che non condivido quasi nulla di quello che ha detto il segretario. Io credo che la direzione nazionale, la prima cosa che bisogna fare non è farci raccogliere le firme per le varie sezioni su un tema, su un altro, ma lanciare dei messaggi chiari. Noi vogliamo scendere in piazza anche domani mattina per il salario garantito ai disoccupati, sotto al Parlamento come si fa in tutta Europa, e lì ci iniziamo a far vedere. O siamo in 10, o siamo in 100, o siamo in 1000, o siamo in 100.000. Come dicono le donne di Piazza di Mayo, una battaglia non si inizia mai con 1000 persone, noi abbiamo iniziato sempre con 3. E dico che vengono le realtà di penne dove rivoluzione civile ha preso il 5, quasi il 5%, nonostante c'era in Croia, dico nonostante c'era in Croia. E se non appariva in televisione forse prendiamo il 6-7. Uno che va in televisione e dice, parla Grillo, siamo per il salario garantito. Parla Berlusconi, dice leviamo l'IMU, parla in Croia e dice io mi vedo benissimo come ministro della giustizia sotto il governo Bersani. Ma secondo voi uno che vi sta a sentire vi dovrebbe votare? Mi chiedo perché ci dovrebbe votare. Non condivido perché abbiamo parlato di creare l'alleanza a sinistra, non vorrei che fosse la seconda mucchiata o la terza mucchiata, perché di mucchiata si tratta, quella sinistra arcobaleno, quello di rivoluzione civile e quello che si prospetta con Vendola o chi altro, non so, o quei fantasmi come i comunisti italiani o come l'altro di che c'era con noi con la federazione a sinistra con l'uscita dai DS all'epoca, Salvi, con dei fantasmi, noi ci andiamo con dei fantasmi praticamente. Noi siamo comunisti e scendiamo in piazza e vogliamo che la nostra direzione nazionale, se non è capace, si dimetta. Questo deve fare. E vogliamo che si fa le battaglie sui salari garantiti, si entra nelle fabbriche perché la CGIL non difende più i lavoratori, la CISL non difende più i lavoratori, l'UGL non difende più i lavoratori, nessuno li difende più. Io quando vado a riconsegnare le tessere mi chiedo, ma chi è il vostro segretario adesso? E non ci possiamo dire qui semplicemente noi non appariamo in televisione o quando ci fanno apparire appariamo solo alle 11 di mattino, alle 8 di mattina, alle 11 di sera. Quando appariamo in televisione? Quelle poche volte che appariamo in televisione. Io voglio che il mio segretario inizi a dire che c'è una stampa propaganda, perché di stampa propaganda si tratta, di stampa propaganda, che non ci fa apparire in televisione perché siamo l'unica alternativa al sistema e non le cose attratte, che andiamo a parlare con, come che si chiama, Alba, una riunione solo ho fatto con Alba io, mi hanno detto che io parlavo troppo il linguaggio della gente, perché ci sono quei intellettualoidi in cui seguono la nostra classe dirigente, il nostro gruppo dirigente, voi dovete sentire gli operai, i disoccupati, e non prendere i banchetti e raccoglierci le firme. Che ci dobbiamo fare con le firme? Il referendum che poi non va a votare nessuno, una proposta di legge se non c'è in Parlamento e non si approva nessuno. Scendiamo in piazza, facciamoci vedere davanti al Parlamento. L'unica manifestazione che abbiamo fatto come federazione della sinistra è stata qui davanti al Colosseo un anno fa, dove abbiamo fatto solo le foto per i cosiddetti turisti cinesi o giapponesi, ci sono ancora i comunisti in Italia. Cioè noi non ci fanno apparire in televisione, eravamo 30.000 persone, perché non siamo andati sotto la RAI? No che ci andate in 50, ma chi si caca in 50, cazzo? Cacciate i coglioni se ce l'avete, se no dimettetevi, lasciate spazio ai giovani, a quella voglia che quelli che vogliono fare. Le ammucchiate di rivoluzione civile, le ammucchiate di sinistra al cobaleno, ma che cazzo se ne frega? Noi vogliamo che parliamo delle cose concrete, rifondazione, perché ti deve votare una rifondazione? Nel 98 tutti sapevano che rifondazione si condivideva o meno, ma erano quelle 35 ore. Lo sapevano tutti in Italia? O lo sapevano solo quelli di penne? Penso di sì, tutta Italia sapeva nel 98 che noi eravamo quelle 35 ore. Condivise o no? Noi siamo per il salario garantito, punto, si scende in piazza. In 10, 1000 o 200.000. Questo dobbiamo fare, ma non una volta sola. Costruire noi dal basso la Pugnocalda, partendo dal vertice. Noi il circolo deve fare questo, il circolo deve fare quest'altro. Noi da penne
portiamo in piazza, questa è la seconda manifestazione, la prima manifestazione ha portato 1000 persone in piazza, sulla sanità, perché siamo andati casa per casa, abbiamo detto guarda che scendiamo in piazza per la tua sanità che ti stanno togliendo il tuo diritto, casa per casa, su Facebook eccetera. Questo deve fare la nostra classe dirigente, lanciare il limite, poi domani scendiamo in piazza per questo, se abbiamo i coglioni, se no ci stiamo a casa, non che ci facciamo sorpassare da Grillo, da di qua, da il PD, dobbiamo fare il soccorso rosso al PD o a Sella, aggreghiamo tutti quelli che esclude il PD, come abbiamo fatto con Rivoluzione Civile, escluse Di Pietro, li aggreghiamo noi, esclude i comunisti italiani, li aggreghiamo noi. Noi dobbiamo aggregare gli operai, ma non gli operai sindacalizzati, non sindacalizzati che non si possono sindacalizzare, perché lo cacciano, li cacciano. Questo deve fare il partito, se vuole fare il partito comunista, parlare innanzitutto alla gente. Quando si fa la manifestazione, caro Ferrero, si gira tutte le regioni, 20 giorni prima, si gira l'Abruzzo, si gira il Molise, fa le assemblee con i militanti e dice domani c'è la manifestazione, tra 20 giorni c'è la manifestazione per questo. Non al caldo si incontra la FIOM, la FIMIN, la CGL, la CISLINA. Che cazzo me ne frega della CGL? Io voglio parlare con gli operai, non con i dirigenti. Che tra parenti il 45% degli iscritti alla FIOM ha votato per Grillo. Noi contattiamo i dirigenti, ma gli operai non li votano. Quelli che dicono i dirigenti. Poi una parte dei dirigenti vota per Selle, per noi non ci votano, noi rappresentiamo, noi andiamo a parlare con quelli che non ci votano mai e che non ci fanno votare. Con quelli che dobbiamo avere riferimento, cioè la classe più debole. Il più debole intendo gli studenti, i lavoratori, i disoccupati e i pensionati. Noi parliamo, ogni tanto ci aggreghiamo a quelle stampe borghesi, non so se vedete mai quando c'è una violenza in piazza che c'è uno studente scende in piazza e butta una pietra lì alla banca. Oppure ci lamentiamo se uno porta la scritta eccetera per qualche cosa, ma tu sei contro la violenza, bisogna condannare la violenza sempre a senso unico. Per me la violenza è che un pensionato prende 500 euro al mese e da Damato ne prende 30.000, questa è la vera violenza che bisogna condannare, la vera violenza che bisogna condannare, dico io, e quella persona padre di famiglia qui a Roma 6 giorni fa, ti dico questo e concludo, che va in galera, processato per direttissima, perché perde il lavoro, va al supermercato e va a rubare un pezzo di formaggio e una bottiglia di olio, processato per direttissima a 6 mesi di carcere. Qui bisogna andare sotto il carcere noi a difendere quelli lì, questi bisogna difendere, e non parlare con i partitini e